dagli anni 60 agli anni 80 è stato il nucleo centrale di quello che era l'aspetto culturale più importante italiano, in ambito letterario, in ambito musicale, in ambito artistico. Passavano personaggi da De Andrea ad Abbado, hai capito, da Calvino a Pasolini. Il Giamaica rappresentava il centro di questo contesto. Incontravi gente interessante sempre, cioè, avevi sempre qualcosa da dire. Ecco, questo è il punto nodale, incontro le persone interessanti. Che è fondamentale, perché poi i luoghi li fanno le persone, no? Una linea di demarcazione socio-culturale potrebbe essere, secondo me, intorno agli anni Ottanta. Gli alti costi hanno allontanato le persone più vere, più naturali, i corniciai, i prestinai, le trattorie, le osterie, a vantaggio delle boutique, delle grife, delle banche. Di conseguenza sono installati queste borghesietta pseudo-radical chic, diciamo, che magari gradisce il luogo con queste sembianze un po' colte, un po' bohemien, ma dove di bohemien e di colto non c'è più niente, cioè, se non qualche passaggio, probabilmente tutto un po' inerente ancora all'aspetto della presenza dell'Accademia di Brera. Togliere l'Accademia è chiaro che vuol dire togliere proprio la parte più vitale, è come prima parlavo d'anatomia, dicevo l'anatomia umana è quella dei medici, è l'anatomia del cadavere, l'anatomia artistica è l'anatomia dell'artista, è quella del corpo che vive, è come togliere il corpo che vive a un palazzo dove risiederà alla fine soltanto la parte morta, che sono le opere. C'è più che altro un pubblico, o, ed è una minima parte, che va in Pinacoteca, stranieri, turisti, che sa di Brera e quindi sul nome di Brera viene qui e si ritrova a vivere nei bar, nei locali, e la sera trovi gente che si incontra. Ma quella qualità, quello spessore, quella storia che è vissuta, che è nata in quegli anni, si è persa. Se pedonalizzare può servire a rendere più umano la convivenza, le relazioni, ecco, che la gente possa passare, camminare, fermarsi a parlare, stabilire rapporti umani, le relazioni, che sembra fondamentale per qualificare la qualità della vita. Ecco, se serve a questo, ben venga, anche se i commercianti si lamenteranno perché avranno minore possibilità di vendere i loro prodotti. Io penso che sia sempre un handicap per i nostri negozi, nel senso che io sono comunque per le macchine, per il caos e la seconda fila. È chiaro che un'area pedonalizzata è molto più vivibile, è più a misura d'uomo, ci si può passeggiare più tranquillamente, però bisogna anche calcolare come ci si arriva, quando poi soprattutto la gente, magari il signore, si mette nei tacchi. Negli ultimi due anni è cambiata molto la zona, perché è diventata meno piena di macchine, più a disposizione dei pedoni e di noi che andiamo in bicicletta. La politica di dissuadere le persone dall'usare la macchina, nel senso, cioè, trovo che sia innervosente e faccia aumentare lo stress della vita normale, non mi piace. Noi respiriamo e respiriamo veleno, non aria, veleno, veleno. Se qui chiudono, si mettono le manette qui. Se uno pedonalizzasse la via Pontaccio, cioè interromperesti proprio l'attraversamento della città. Chiaro che è fastidioso tutto il traffico che c'è, però d'altronde è anche molto funzionale, perché altrimenti bisognerebbe fare un giro pazzesco, no? Secondo me sarebbe una cosa fantastica, perché comunque, cioè, hanno già fatto via Dante, zona pedonale, ed è stata un'ottima cosa per i locali, così la gente magari ha più possibilità di passare e di soffermarsi comunque a guardare. Io metterei anche un po' di verde, per esempio fare delle banchine, delle cose, cioè, rivalutarla un po' non solo dal punto di vista che comunque è diventata una zona sradicata dall'origine. Se allora la vogliamo fare sradicata, la facciamo bene, è scicchissima. Discussioni, una convivenza, di aggregazione, poi mia partecipazione, colori, la casa del pittore, dopolavori, stimolante, pedonalità, familiare, punto tendenza, l'incontro, di incontri, d'incontro.
sul tavolo così. Questa è la posizione di Piero Manzoni. Così montiamo il cavalletto, perché col cavalletto viene, riprenderemo col cavalletto anche magari. Patuscino, il ragno. A logica Augustini libera nos domine. Peppino, Giuseppe, vieni qui. Ascoltami. Euro e di euro. Euro. Agonizzanti. Ora mettiamo il cavalletto. Ciao.